Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Fabrizio Corona, sorvegliare e punire. Lo sappiamo, no? L'abbiamo saputo che Fabrizio Corona ora è nelle mani della giustizia portoghese. Non si sa se egli si sia arreso spontaneamente alla giustizia portoghese o se sia stato individuato, arrestato dalla giustizia portoghese. Però quello che mi viene in mente a proposito di Fabrizio Corona è l'immortale saggio di Michel, del francese, del grande sociologo francese Michel Foucault, Michel Foucault, sorvegliare e punire. È necessario leggere questo saggio per capire qual è il tipo di giustizia che esiste nella nostra società patriarcale? Sorvegliare e punire. Dunque, viene detto che Fabrizio Corona è fuggito all'estero perché non intende scontare la pena nelle carceri italiane. Beh, non è che ha tutti i torti. Già mi pare degli organismi europei hanno condannato l'Italia per come l'Italia gestisce le proprie carceri. Più di così, sarebbe interessante adesso che ci fosse un intervento di Marco Pannella relativamente al caso di Fabrizio Corona. Fabrizio Corona potrebbe anche giocare la carta di un ricorso alle corti di giustizia europee, dicendo che egli intende sopportare la pena, ma non nelle carceri italiane, perché le stesse corti europee hanno detto che le carceri italiane non funzionano come carceri, ma come luogo di supplizio. Beh, non l'ha detto Marco Pannella, è stato detto da un tribunale, da un organismo europeo, recentemente, molto recentemente. Questo organismo europeo che ha condannato l'Italia per come l'Italia gestisce le proprie carceri è proprio ha dato ragione a Marco Pannella. Sarebbe interessante, ripeto, un intervento di Marco Pannella sul caso Fabrizio Corona. Io, cari amici, non sono un fan di Fabrizio Corona, d'accordo? Esamino soltanto questo evento. Egli non ha compiuto dei reati sanguinari. Egli si configura, tra virgolette, come un truffatore, spavaldo, guascone, un po' guitto, può essere anche antipatico a persone un po' suscettibili. Ma io francamente devo evidenziare che la trovo stranamente spropositata la pena. Certo, non posso entrare nel merito, perché quello che so lo so dalle normali fonti informative, internet, i giornali, le televisioni. Ma mi sembra tanto spropositata questa pena data a Fabrizio Corona. E sarebbe interessante ora vedere come potrebbe essere gestito il caso di Fabrizio Corona con un ipotetico interessamento di Marco Pannella ed anche con un ricorso alle corti di giustizia europee, quelle stesse corti di giustizia che hanno, mi pare, hanno rimproverato lo Stato italiano di avere delle carceri e non adeguate alla propria stessa carta costituzionale, perché il carcere non è un luogo di tortura, è un luogo di riabilitazione. In ogni caso, la pena comminata a Fabrizio Corona a me pare fortemente spropositata. È un mio parere, cari amici, e penso che i legali di Fabrizio Corona hanno delle buone carte da giocare nei confronti delle autorità portoghesi che dovranno esaminare
il caso della estradizione di Fabrizio Corona in Italia perché Fabrizio Corona vada nelle carceri italiane. E se i legali di Fabrizio Corona fanno riferimento alla condanna che una certa Corte europea ha comminato nei confronti dell'Italia per come avviene la gestione delle carceri in Italia, beh, Fabrizio Corona potrebbe avere anche la possibilità di scontare la sua pena nelle carceri europee, nelle carceri portoghesi. Ecco, cari amici, Fabrizio Corona, Sorvegliare e punire, il grande saggio di Michel Foucault, è la prima cosa che mi è venuta in mente. Cari amici, va bene, adesso vedremo se magari Marco Pannella intende intervenire su questo caso, perché è proprio un caso fatto su misura per Marco Pannella. Si dice che Fabrizio Corona sia fuggito perché ha paura delle carceri italiane. Beh, ma anche la Corte europea ha detto che le carceri italiane non sono gestite ai sensi del dettato della Carta Costituzionale italiana. E quindi è un argomento buono per chiedere alle autorità portoghesi di non dare l'estradizione. Fabrizio Corona può scontare la pena anche nelle carceri portoghesi. C'è materia su cui contendere, cari amici, sia per gli avvocati che per Marco Pannella. Qua, ripeto, io non sono un fan di Fabrizio Corona, ma la vicenda non mi piace. Sarà un guascone, sarà un guitto, ma non mi pare che sia un soggetto da mettere in galera per 5, 6, 7 anni. Io, se fossi lo Stato, lo colpirei a livello finanziario. Gli sequestrerei gli appartamenti, gli sequestrerei le automobili, gli sequestrerei il denaro, ma non carcere, cari amici. Aveva ragione allora Michel Foucault nel suo meraviglioso saggio Sorvegliare e punire. Grazie, cari amici, se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.